Oggi è lunedì, lunedì inizia una nuova settimana, inizia la settimana anche del lavoro, no? Insomma, si va a lavorare, ci si sveglia la mattina e si guarda qualcuno e dice: buon lavoro a te, buon lavoro anche a te. Sapete chi ci dice buon lavoro molto, 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 molto bene tutti i lunedì? Filippo Poletti. E quindi ascoltiamo il buon lavoro di oggi di Filippo Poletti, anzi, così si dirà. Filippo, buon lavoro a te. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è acquisizione. Nessuno pensava che una piccola Fonte Alpina italiana, quattro dipendenti per iniziare, potesse sfidare i colossi dell'acqua minerale. Chi l'ha detto? L'ha detto Alberto Bertone, il CEO di Acqua Sant'Anna, che ha aggiunto: io ci ho creduto. Compriamo in Europa per essere più internazionali e portare il modello Sant'Anna sugli scaffali della grande distribuzione europea. Siamo abituati di solito a sentire notizie di acquisizioni in Italia. Questa è una notizia di un'acquisizione dell'Italia all'estero. La seconda parola chiave della settimana è retribuzioni. Dobbiamo muoverci tutti assieme per migliorare i luoghi di lavoro e appunto aumentare le retribuzioni. Chi l'ha detto? L'ha detto Brunello Cucinelli, che ha aggiunto: io penso che con l'1% all'anno dei profitti messi a disposizione della categoria degli operai possiamo rendere più dignitoso il lavoro con le mani e salvare il Made in Italy. E appunto la proposta di Cucinelli rivolta ai colleghi imprenditori. È il capitalismo dal volto umano su cui riflettere. La terza e ultima parola chiave della settimana è inclusione. Via il progetto Side by Side di cui vogliamo parlare qui a Buon Lavoro. Ebbene, al confronto diverse esperienze di inclusione sviluppate in azienda. C'è ad esempio Stefano, un professionista con sindrome di Down, che al gruppo Vegetti spiega l'importanza dei toni gentili al lavoro. Oppure c'è il caffè sociale della Perfetti Van Mellen, ci sono i video per accendere gli Unbias, dove ANTT Data, e infine c'è il grande sforzo per superare i pregiudizi di genere nel settore della finanza, promosso appunto da Allianz Global Investors. Bella rete di confronto nata grazie a Joël Gallesi e Fulvio Matteoli. L'unico modo per diffondere l'inclusione qual è? È fare esperienze di inclusione e appunto condividerle come fa il progetto Side by Side. E allora, buon lavoro a tutti!